Se voi, padri coscritti, non mi vorrete ostacolare, vedrete che al mio sbarco sul suolo africano seguirà presto la partenza di Annibale dall'Italia. Ho detto. Bene. L'ambizione lo perderà. Catone non se l'aspettava. Grandi oratori della Repubblica Romana, grandi oratori della Repubblica Italiana, quelli che apparivano a tribuna politica, e grandi oratori e comunicatori di oggi. Così si costruisce la democrazia come spettacolo e così si forma l'opinione pubblica. Ogni settimana vedremo un grande della Prima Repubblica commentato in studio da un protagonista della Seconda Repubblica. Per esempio stasera parleremo di Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano, e ne parleremo in compagnia dell'onorevole Pierluigi Castagnetti, presidente dei deputati della Margherita. Buonasera. Ed ex segretario del Partito Popolare Italiano. Grazie di aver accettato il nostro invito e grazie in modo speciale perché è un invito. Parlare di Almirante è una cosa delicata e quindi soprattutto è un personaggio un po' lontano da voi e quindi, sì, e quindi le siamo particolarmente grati. È con piacere invece che sono venuto perché comunque è un personaggio. È stato un grande personaggio della Prima Repubblica. Un grande oratore. Un grande oratore. Adesso lo sentiremo. Il presidente Leone lo definì il più grande oratore nella storia del Parlamento italiano. Non so se sia giusto il giudizio, però è un riconoscimento importante da parte di un presidente che è stato presidente della Camera e che è stato eletto presidente della Repubblica anche un po' con i voti del Movimento Sociale, sì, se ricordo sì, bene. Comunque, sì. Però insomma è vero però che cioè, era uno dei maggiori oratori. Si ricordano di quella stagione uomini come Almirante, come Paietta, insomma. Come Nenni, penso. Come Nenni, insomma, sicuramente. Oratori di grande statura, non c'è dubbio. Prima ancora Gronchi. Altri Gronchi dicono, non l'ho mai sentito, dicono sì, appunto sì, che Gronchi, io non l'ho conosciuto personalmente, ma sia stato un grandissimo oratore. Ce n'erano alcuni in quella stagione della nostra vita politica che si imposero come dirigenti proprio in grazie virtù della loro capacità di comunicare e soprattutto di comunicare alle grandi masse. Allora la televisione era ancora poco diffusa e i grandi oratori si forgiavano nelle piazze, nei comizi. E lei a Reggio Emilia ne ha sentiti tante? Io ho sentito anche Almirante. Che è venuto a Reggio Emilia? È venuto a Reggio Emilia in una piazza difficilissima, una piazza blindatissima. E sono andato per curiosità ad ascoltarlo in un comizio che non fece epoca, ma insomma era il contesto di una piazza piena di poliziotti perché c'era il timore di reazioni a un comizio. A Reggio Emilia ci sono stati i morti. Lo so, i famosi morti di Reggio Emilia del 60, sì, durante l'esperienza del governo Tambroni. Che era il governo, ricordiamo, l'appoggiato dal Movimento Sociale, è stato un'ipotesi. Sociale, poi quindi era una piazza particolarmente delicata. Dal punto di vista oratorio sicuramente l'apprezzamento era un apprezzamento abbastanza generalizzato. E poi bisogna apprezzare di più, secondo me, gli oratori che estremisti, se si collocano agli estremi, perché vendono un prodotto più difficile. Sì, è difficile vendere il prodotto fascismo, post-fascismo, soprattutto in quegli anni in cui si era appena usciti dal... Era quasi un prodotto scaduto, se posso dire. Quindi un venditore di quel prodotto è più bravo di un venditore della democrazia, della libertà e di queste cose. Beh, a suo modo... È più difficile il suo compito, voglio solo dire questo. Sì, non c'è dubbio. A suo modo, Almirante... Oggi, retrospettivamente, lo possiamo anche giudicare come un leader capace di moderare un partito che non si lasciava moderare, perché è un partito che raccoglieva molti reduci, molto risentimento, che si sentiva ai margini della vita del paese, e ha attraversato alcune fasi, penso alla fase dell'immediato dopoguerra o alla fase degli anni 70 della strategia della tensione in cui
Era possibile una degenerazione verso una deriva sovversiva di questo partito e ha saputo, obiettivamente oggi dobbiamo dirlo, controllare. Controllare e rappresentare le due anime. Perché rappresentare poteva anche, le due anime. Perché non era soltanto il filo democristiano, chiamiamolo così, come è stato Michelini, che era troppo moderato, non è stato quello, sì, Michelini, sì. Sto semplificando rozzamente, sì, ma ecco, mi perdoni. È una semplificazione molto un po' forte. Però Almirante ha rappresentato le due anime, cioè l'anima del sansepolcrista, del fascismo sociale, della destra sociale, autentica o non autentica, ma in parte sicuramente autentica, e anche l'anima invece moderata. Poi c'erano delle zone del MIS contigue alla DC, c'erano delle zone della DC contigue al MIS. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lo stesso Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare, a un certo punto fece un tentativo contrastato da De Gasperi. Contrastato da De Gasperi. De Gasperi ha detto no e non se ne è più parlato. Non se ne è più parlato. Ma al Comune di Roma fu contrastato da De Gasperi, e De Gasperi contrastò non solo Don Sturzo, ma anche la Curia Vaticana, e pagò proprio sul piano personale anche un'incomprensione della Curia Vaticana. Ricordiamo che c'era Papa Pacelli all'epoca, che volevano addirittura fondare un secondo partito cattolico perché la DC non era... Vabbè, questo un po' prima dell'operazione Sturzo al Comune di Roma. L'operazione Sturzo aveva l'obiettivo di tenere fuori le sinistre, e quindi ogni mezzo era utile a questo scopo. De Gasperi, invece, che era convinto della natura antifascista della Democrazia Cristiana. Diceva, un partito di centro che guarda a sinistra, era vero questo. Sì, adesso dicono che non guardava a sinistra, guardava moderatamente. Ma soprattutto sentiva la responsabilità di una tenuta forte del quadro democratico del paese. E questo era incompatibile con qualsiasi debolezza nei confronti delle destre. E di quella destra, in particolare. Di quella destra, che è il partito liberale, in qualche modo era un partito di centrodestra. Adesso vedremo due bellissime tribune politiche, bellissime lo dico io, ma poi lo dirà anche lei dopo averle viste. Una del 1967, quando Almirante non era più e non era ancora segretario, perché lo è stato all'inizio della storia del loro partito e poi lo è stato dopo la morte di Michelini. E una del 72, dopo, ricordiamo questo, nel 71 c'era già stata una forte affermazione dei Missini alle amministrative, e nel 72, dopo questa tribuna che vedremo, ci sarà stato un fortissimo aumento di voti anche alle politiche. E quindi vedremo gli argomenti, li commenteremo. Con piacere. Facciamo partire. Tribuna politica. A cura di Iadere Iacobelli. Confronto diretto. Regista Armando Dossena. Adesso, col permesso dell'onorevole Almirante, devo fare, per chi ci sta ascoltando, una sua breve biografia. Così come la fece per l'onorevole Lamalfa, sarà una biografia un po' colorita, anche se la nostra televisione è in bianco e nero. È nato a Salso Maggiore 52 anni fa, da una famiglia di attori. È laureato in lettere, con una tesi sulla fortuna di Dante nel Settecento. Insegna ancora in un istituto privato. Ha moglie, una figlia di 20 anni che studia lingue, e se non sbaglio ha anche un cagnolino di colore naturalmente nero. Abita in una casa di cooperativa insieme ad altri deputati di tutti i partiti. Era capo di gabinetto del ministro della cultura popolare a Salò. Il 25 aprile del 1945, mentre a Milano entravano i partigiani, si rifugiò nella casa di un ebreo compagno di scuola a cui, durante le persecuzioni razziali, aveva offerto a sua volta rifugio. Fu uno dei fondatori del Movimento Sociale, di cui per qualche anno, Michelini permettendolo, fu segretario generale. Almirante era, dato che è un figlio di attore, diciamo, recitava la parte del cattivo, del duro, del tutto d'un pezzo. Michelini era invece il buono, il diplomatico. Di Almirante si diceva che fosse professore di estremistica fascista. Si diceva, perché non si sa bene come, nell'ultimo congresso del suo partito si è scoperto che Michelini e Almirante erano d'accordo, tanto che ora Almirante non è più l'oppositore numero uno dell'onorevole Michelini, ma è anzi uno dei suoi più validi collaboratori.
A questo punto, onorevole Almirante, invito anche lei, come invitai l'onorevole La Malfa, a dirci se nella biografia che ho fatto c'è qualche cosa di inesatto. Se c'è, precisi pure. Torrico Belli, grazie. No, niente da precisare, tanto meno da rettificare. Come sempre, lei è stato garbato e malizioso. Io la ringrazio per il suo garbo e non mi adonto certamente per la sua malizia. Lei ha messo in scena, in mio onore, una specie di tratto pirandelliano. Buono, cattivo, estremista, moderato, attore, sincero. Chi lo sa, se qualche volta sono stato giudicato buono per aver contribuito a comporre talune polemiche nel mio partito, la definizione mi piace. Se qualche volta sono stato giudicato estremista, perché fra tanti estremisti di sinistra forse c'è opportunità in Italia di qualche estremista dall'altra parte della barricata, la definizione mi piace. Attore. Caro dottor Iacobelli, anche qui la risposta può essere facile e difficile al tempo stesso. Vorrei chiarire comunque che io sono un modestissimo attore che non ha né mutato né bruciato il copione quando dalla platea gli applausi diventavano fischi, e questo mi può veramente stare a cuore. Per il resto, il sipario è alzato, stasera la rappresentazione ha inizio, il pubblico c'è, anche se non lo vediamo. Io credo di poter meglio definire e chiarire onestamente me stesso di fronte alle domande degli eminenti colleghi, i quali senza dubbio saranno garbati come lei e forse maliziosi anche più di lei. Onorevole, scusi, ma lei proporrebbe allora l'abolizione del Parlamento? Noi, se avete avuto la bontà di considerare in questi giorni i nostri programmi, abbiamo un programma di revisione costituzionale. E voglio precisare, per non attribuire solo a noi questo merito, che non vi è partito in Italia il quale, se potesse conquistare democraticamente e da solo il potere, lo potesse esercitare da solo, lascerebbe le cose come stanno, o perlomeno non vi è partito che dica che in tale ipotesi lascerebbe le cose come stanno. Una cosa è una correzione al funzionamento, cioè, ci sono dei difetti, dei vizi che tutti quanti noi riconosciamo e contro cui noi delle volte protestiamo molto severamente. Però un conto è questa posizione, un altro è il discorso che lei fa, cioè un discorso frontale nei confronti dell'istituto parlamentare. Me lo lasci concludere, vedrà che io risponderò in modo diverso da quello che lei ritiene. Stavo solo dicendo che non vi è partito politico, dal comunista al liberale, che non abbia posizioni revisionistiche nei confronti della Carta Costituzionale italiana. Basti ricordare che i liberali vorrebbero eliminare l'istituto del referendum, cioè quella democrazia diretta che in dottrina può essere ancora più importante della stessa democrazia indiretta rappresentata attraverso il Parlamento. È una revisione molto pesante, quella che i liberali chiedono e che noi per esempio non chiediamo. Quindi, essendo tutti i partiti politici revisionisti, il nostro revisionismo in che cosa consiste? Nel sostenere che dovrebbe costituirsi, se da noi dipendesse, dalla volontà del popolo espressa attraverso noi, dovrebbe costituirsi quello che noi chiamiamo il Parlamento Nazionale del Lavoro, cioè un Parlamento corporativo nel quale la selezione avesse luogo dal basso, la scelta avvenisse attraverso tutte le garanzie possibili di libertà, per libertà intendendo non solo le libertà intese in senso civile o sociale, ma anche le libertà intese in senso politico, ma la scelta avvenisse mediante l'adozione di quei criteri di competenza che hanno, noi riteniamo, soprattutto dopo la negativa, secondo noi, esperienza della non più esistente in Italia democrazia parlamentare, una predominante importanza. Non credo sia il caso, perché mancherei di cortesia verso di voi, che io mi dilunghi nella esposizione di quel che potrebbe essere lo Stato Nazionale del Lavoro così concepito, con un Parlamento Nazionale del Lavoro al suo centro. Credo che conferisca alla domanda il rassicurarla, nel senso che non abbiamo minimamente l'intenzione di decapitare il Parlamento come istituto, ciò come rappresentanza della volontà del popolo. Riteniamo che l'attuale sistema non rappresenti la volontà del popolo e che un altro sistema debba essere adottato per raggiungere i fini che questo sistema riteniamo non abbia raggiunto. Però l'alternativa che ha proposto, onorevole, trova certe analogie con il passato. Non abbiamo alcuna paura di riferimenti analogici, perché riteniamo che nessuna forza politica ne debba avere.
ci rammarichiamo quando, se mi è consentita una piccola punta polemica che non la riguarda, quando la Democrazia Cristiana dimentica quelle sue tradizioni corporative che in sede di assemblea costituente molti autorevoli parlamentari della Democrazia Cristiana, a cominciare dall'onorevole Moro e dall'onorevole Gronchi, ebbero a ricordare. All'assemblea costituente una larga parte della Democrazia Cristiana avrebbe voluto che la seconda Camera fosse di natura corporativa, non l'avrebbero chiamata così, ma non sono i nomi che ci interessano. Comunque tradizioni corporative la Democrazia Cristiana le ha sempre rivendicate nei suoi maggiori esponenti e non vi è niente di male. Non si tratta in questo caso del sistema corporativo quale storicamente fu, si tratta di un richiamo alla idea corporativa. Una domanda brevissima, ma prima ancora una curiosità senza malizia, per usare un termine che lei ha usato prima. Io ho girato un po' per l'Italia come giornalista e sono stato per esempio domenica a Milano, dove lei ha fatto un comizio, e ho visto il suo comizio dall'alto, non dall'elicottero della polizia, ma da un palazzo, e ho visto che lei, passando tra la folla dei suoi simpatizzanti, che sono numerosi e che la circondavano, lei fa uno strano gesto con la mano, non so se sulla sinistra o la destra, la alza, cioè stringe le mani, poi fa questo gesto. Gliel'ho visto fare in altri comizi, mi sono consultato con dei miei colleghi per vedere se questo gesto è ripetuto. Ora le chiedo, ripeto senza malizia, è un saluto romano, un mezzo saluto romano, un gesto con la mano, si usano anche negli Stati Uniti, un semplice gesto con la mano? Adesso vengo alla domanda, se no il tempo... Il tempo sia breve. Ritorno ai liberali, e questa è la domanda più seria. Bruno, stringiamo, Sì. Più seria. I liberali hanno combattuto il centro-sinistra in questi ultimi 7 anni con accanimento. Ci sono i documenti, le interviste di Malagodi, i resoconti parlamentari alla Camera. Lo hanno combattuto su tutti i fronti, sulle riforme, sulle leggi e sul resto. Eppure, molti dirigenti del Partito Liberale non vogliono avere con voi nessun rapporto. Addirittura continuano a dire apertamente che voi siete dei fascisti. Quindi fra voi e il Partito Liberale c'è un abisso, una specie di barriera. Come si spiega che un partito di centrodestra, un partito quindi che dovrebbe essere logicamente vicino alla destra nazionale, in un sistema democratico, invece non voglia avere nessun rapporto con voi? Allora, quanto alla prima maliziosa curiosità, io stringo molte mani, ogni tanto mi salvo facendo così e devo ritenere, fuori da ogni apologia, che se ci mettessimo d'accordo, ecco, democraticamente, per limitare al minimo, specie durante, dopo, prima dei comizi, la stretta di mano, per salutarci così, così, in qualunque modo, insomma, sarebbe igienicamente una bella cosa, per i comizianti almeno e per coloro che come me fanno tanti comizi. La domanda sua lei dovrebbe rivolgerla alla collega del Partito Liberale, in verità, perché quando lei dice come mai il Partito Liberale, che è un partito di centrodestra, rifiuta contatti con voi, lei dimentica che l'onorevole Malagodi rifiuta non soltanto di avere contatti con noi, ma rifiuta di essere definito di centrodestra e di destra. L'onorevole Malagodi lo rifiuta a tal punto che la conformistica stampa italiana dice i liberali e le destre, ogni qualvolta cita qualche dichiarazione dell'onorevole Malagodi in parallelo con qualche dichiarazione nostra. Io devo quindi rilevare che, a prescindere dal fascismo, dalla pruderie antifascista di tanti personaggi più o meno ben riposta e quindi anche dell'onorevole Malagodi,
c'è una fuga da destra dell'onorevole Malagodi e quindi della classe dirigente liberale che lo segue o che lo ha seguito, e c'è una fuga verso destra di una parte abbastanza consistente, come è stato rilevato anche prima, dell'elettorato liberale. Non è colpa mia se l'onorevole Malagodi da qualche tempo in qua non interpreta o non vuole interpretare le istanze di destra del suo elettorato. Bruno? Dico, forse su questo sarà il caso di aspettare i risultati delle elezioni. Senza alcun dubbio, senza alcun dubbio. Io guardo a quelle precedenti. Riacquisti delle ragioni. Comunque il dato di fatto, e io ho finito, è che i liberali vi considerano ancora, mi scusi il termine, dei fascisti. Cioè un partito col quale il colloquio non è possibile. Devo rispondere a questo. E allora, se devo rispondere, devo rispondere. Io vorrei, ecco, sarò brevissimo in tutte le altre risposte, posso anche rinunciarci. Questa vale un po' per tutti. Fascisti. Io sono perfino stanco di ripetere che siamo tutti vittima in Italia, e non solo in Italia, della guerra delle parole. La guerra delle parole è stata vinta in questi 25 anni dai comunisti in Italia e in gran parte del mondo. I comunisti sono riusciti a dare ai vari termini i significati propagandistici che ad essi convengono. E a questo punto il termine fascismo viene interpretato come dittatura, totalitarismo, la guerra, il razzismo, l'antisemitismo, tutti i mali e tutte le sciagure. Non si tratta, vorrete darmene atto, lo dico non per difendere alcuna posizione, di giudizi storici che verranno. Si tratta di tesi polemiche e propagandistiche che hanno senza dubbio, come tutte le tesi polemiche e propagandistiche, una parte di fondatezza e di verità, ma che contengono anche senza dubbio una parte di forzatura. Ora, premesso che il fascismo è tutto il male, e quando io vengo chiamato fascista, evidentemente mi ribello, e quando si dà l'epiteto di fascista al Movimento Sociale Italiano, io mi ribello. Se si giungerà ad un giudizio storico, e quando vi si giungerà, ognuno potrà prendere posizione al riguardo. Io vorrei che invece che alle parole si guardasse ai contenuti. Vi trovate di fronte ad un partito politico il quale ripudia la dittatura, ripudia il totalitarismo, ripudia il razzismo, ripudia l'antisemitismo, ripudia il metodo e l'uso della violenza, e vi trovate di fronte ad un uomo responsabile che dichiara, non a voi, perdonatemi, non a voi soltanto, ma a molti milioni di italiani, in un momento gravissimo di scelta, in un momento in cui, se io non fossi approvato dai miei stessi amici ed elettori con queste dichiarazioni, io perderei le elezioni, vi trovate nel momento della verità, perché in questo momento io non posso mettermi nella condizione di scontentare i miei elettori non sapendo se ne guadagnerò altri. In questo momento vi prego di tenere conto di quello che io dico. Dopodiché chiamatemi come volete, non me ne importa, non me ne offendo, non ho le pruderie di certa gente che, non essendo mai stata, non alludo in particolare ad alcuno, ma alludo a tantissimi, non ho le pruderie di gente che, non essendo mai stata antifascista, quando era l'ora di esserlo, lo è diventata dal 26 luglio del 1943, ore 10 o 11 del mattino. Non ho queste pruderie, non ho nulla da nascondere, ripeto, né da rinnegare. Ho riveduto tante cose, ho assunto posizioni che sono, se Dio vuole, condivise da tutti coloro che finora hanno seguito e seguono il Movimento Sociale Italiano, e vado innanzi in tranquillità di coscienza. Marcello Gilmozzi, Del Popolo, organo della Democrazia Cristiana. Lei ha invocato un momento fa per due volte un giudizio storico, mi pare. Sì. Io direi che il giudizio storico il suo movimento lo ha abbondantemente avuto. Perché qui non si tratta di questioni di sigle, di dire si tratta del movimento sociale o del movimento fascista o neofascista. Si tratta del prolungamento puro e semplice di un'esperienza storica che si era, noi auspicavamo, conclusa nella storia della nazione italiana. Quando il segretario della Democrazia Cristiana, come lei ha ricordato, definisce catastrofica l'ipotesi di una forte affermazione del movimento sociale italiano, o quando il segretario del Partito Repubblicano definisce sciagurata questa medesima ipotesi, non è che essi si riferiscano all'ipotesi di una destra nazionale, che in un panorama politico composito come quello italiano ha diritto di cittadinanza. Si riferiscono all'ipotesi di una destra nazionale fascista. Cioè si riferiscono all'ipotesi, ad esempio, che aveva già angosciato alcuni anni fa la Germania con l'improvviso riemergere del movimento neonazista, un riemergere che aveva riportato tutte le ombre e tutti i pericoli e tutti i rischi di una tremenda involuzione nell'Europa postbellica. Ora,
Il giudizio storico c'è stato, né penso io possa fare a lei alcuna domanda che già non abbia avuto, appunto sul piano storico, una sua grave risposta. Io la ringrazio moltissimo per quello che lei ha detto, perché ha chiarito il problema. Lei ha detto che il giudizio storico c'è stato, evidentemente non sul Movimento Sociale Italiano, che non ambisce per ora ad essere un personaggio storico, fa parte della cronaca politica italiana, con dignità spero, ma fa parte della cronaca politica italiana. Il giudizio storico c'è stato, dice lei, sul fascismo, cioè il giudizio storico si chiude con il 25 aprile del 1945. Gli eventi successivi fanno parte della cronaca politica italiana, se mi consente, non della cronaca antifascista, della cronaca post-fascista. Noi siamo nel post-fascismo e per colpa di molti tra i dirigenti del regime siamo tornati al pre-fascismo dal 1945 in qua. Io sono nel post-fascismo. Come tale io sono stato uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano. L'ho portato innanzi insieme ad altri, adesso lo dirigo dopo più di 20 anni, e lo dirigo in termini tali, con linguaggio tale, con prospettive tali che altri mi hanno dato modo, e ringrazio per questo in particolare l'onorevole Covelli e tutti i monarchici che insieme con lui sono confluiti nelle liste unitarie della destra nazionale, altri mi hanno dato modo di realizzare finalmente un vecchio sogno, una destra nazionale. Lei ha detto che per la destra nazionale c'è posto e spazio in Italia, ne prendo atto volentieri. Il colloquio dopo il 7 maggio sarà con la destra nazionale. E penso sarà molto difficile alla Democrazia Cristiana sottrarsi in termini civili ad un colloquio di questo genere. Gilmozzi. Io credo che sarà abbastanza facile, perché non penso poi che lei avrà quel grosso successo che tenta di far pesare sulla situazione politica italiana. Posso perfino darle atto che un risveglio di simpatie fasciste o neofasciste è un effetto, è una conseguenza di una crisi che è innegabile piuttosto che la causa. Ma come dobbiamo prendere atto che un rigonfiamento di un partito neofascista sarebbe la peggiore delle risposte, non farebbe che aggiungere una tremenda crisi politica ad una crisi economica che è in atto in questo momento. Per quanto riguarda il giudizio che si è chiuso il 25 aprile, lei non ha chiuso niente il 25 aprile, perché proprio nel suo ultimo congresso a Leo, come nei suoi comizi, uno dei quali domenica a Milano ho avuto il piacere di ascoltare, lei difende, non solo non rinnega, non solo, come ha detto prima lei, non rivede le posizioni della sua primitiva esperienza politica nella Repubblica Sociale, ma le esalta come uno dei momenti principali della sua esperienza politica e come la vera radice, la scaturigine del Movimento Sociale Italiano. È stato a Milano, io ne sono veramente lieto, perché non potrà smentire quello che ora sto un po' clamorosamente per dire ai colleghi della stampa e ai telespettatori. A Milano io mi sono permesso di esaltare la resistenza e sono stato vivamente applaudito dai miei ascoltatori, come lei avrà potuto notare. Io ho fatto a Milano la esaltazione dei valori della resistenza, se è vero, come voi dite, che i valori della resistenza coincidono con i valori della libertà e con i valori della non discriminazione e della non persecuzione. E da ora in poi vi avverto, io sarò portatore a nome della destra nazionale dei valori della resistenza così intesi, contro i prefascisti e contro gli antifascisti faziosi e nostalgici che continuano a tenere il paese immerso in un clima di guerra civile. Quanto al resto risponderanno gli elettori, con una differenza, che io fin da questo momento mi rimetto al giudizio degli elettori. Non oserò chiedere per la destra nazionale delle avanzate politiche di vertice se non otterrò un consenso di base. E mi stupisce molto che un partito democraticissimo, non ne dubito, come la democrazia, come totalitario, per mi dispiace molto, mi stupisce molto, mi stupisce molto che un partito democraticissimo, lo dico senza ironia, come la Democrazia Cristiana pensi di poter dire agli elettori non terremo conto del voto, anzi se vi porterete male o malino vi rifacciamo fare le elezioni. Non sono prove queste di serietà, io credo. Questo tema del Parlamento corporativo mi ha colpito. Perché adesso si discute di come fare il Senato, se farlo regionale o non regionale, l'idea di farlo corporativo, anche se sa un po' di passato, di ventennio, però non è tutta da buttare via. Sì, non è tutta da buttare via come seconda Camera, come ipotesi di seconda Camera, insomma, ecco, invece qua c'è proprio l'idea del Parlamento che deve essere il Parlamento delle corporazioni. E in questo c'è tutto il tentativo di Almirante di... non di rinnegare il passato di cui anzi si vanta,
ma di rifiutare la ricaduta negativa che il passato può avere su questa formazione, sul movimento sociale. E quindi Almirante, che rappresenta un partito esterno, estraneo alla Costituzione, cerca di rientrare nel gioco costituzionale utilizzando uno strumento della Costituzione per cambiarla. Sì, sì. E quindi sono i post-fascisti che in un qualche modo, utilizzando lo strumento della Costituzione, cercano un rientro in gioco. E nel rientrare in gioco però Almirante in un qualche modo non riesce a dominare la memoria, sono tic che dal passato emergono ripetutamente, nel senso che ad esempio la proposta che viene fatta è la proposta della riforma del Parlamento in quei termini, come Camera delle Corporazioni. Sì, però dice democraticamente, non imposta, sì, ma... Sì, però c'è una diversità sostanziale con la concezione democratica che è scritta nella nostra Carta Costituzionale. Non più gli eletti che rappresentano la sovranità del popolo, ma gli eletti che rappresentano dei pezzi della società, perché la forza di questo disegno costituzionale a cui allude Almirante, la forza dell'esecutivo, più avanti farà la proposta anche di riforma in termini presidenziali. E il ruolo del Parlamento è un ruolo secondario, non c'è la centralità del Parlamento perché è il luogo dove si rappresenta la sovranità del popolo, di tutto il popolo. Ma non il poteva potere diventare un democristiano, nemmeno no, un liberale. Non poteva, però tenta di modificare la Costituzione in questo modo. Ed è in un qualche modo c'è tutto. Il tentativo di Almirante alla fine cerca di apparire come un democratico e fa anche degli sforzi notevoli, ma fa fatica ad esempio ad accettare il carattere della nostra carta costituzionale. Dice: noi viviamo un tempo post-fascista, non antifascista. A me questa affermazione di Almirante evoca ad esempio un discorso importante di Moro. Moro, fino all'ultimo, eppure era un leader moderato della Democrazia Cristiana, definiva la Democrazia Cristiana come partito popolare, repubblicano, antifascista. E c'è un bellissimo discorso all'Assemblea Costituente di Moro, in cui Moro dice: non è necessario scriverlo, l'importante è che siamo d'accordo, che le basi su cui nasce questa Carta Costituzionale sono quelle antifasciste, perché il popolo italiano vuole esorcizzare quello che ha rappresentato il fascismo nella storia italiana. E Almirante dice: no, siamo in un tempo post-fascista. Però dice: riconosco i valori della resistenza, dice tutto, sì, è disposto a dire quello. Insomma, sì, sì, però una anche sincerità, lì, io non lo sì, so, una sincerità, a che punto, ma... No, va esaminato anche qua il discorso. Nel senso che dice, nel comizio di Milano, io ho riconosciuto il valore della resistenza se, inciso, come dite voi, la resistenza rappresenta la libertà, eccetera, eccetera. Come dite voi. Mi perdoni, è un distinguo non del tutto illegittimo. È legittimissimo. C'erano delle componenti che sì, andavano sì, verso sì, i Soviet. Sì, è legittimo, però... Fatto da lui suona male, lei dice. Se, sì, come dite voi, cioè non c'è un'assunzione convinta del valore della libertà conquistata dalla resistenza, sì, sì, sì. Ma cioè, se, come dite voi. A me fanno impressione perché... C'è uno sforzo di autocontrollo, no? Di autocontrollo e soprattutto di cura della immagine, tende ad accreditare l'immagine di un partito democratico. Anche quel simpaticissimo dialogo con Iader Iacobelli nel primo spezzone, ci tiene a dire, lei nel descrivere la mia biografia ha detto che sono figlio di attori sì, ma ha colto un velo di malizia, come dire, è uno che recita la parte. E dice: beh sì, sarò figlio di attori, però io il copione non l'ho mai buttato. E poi contesta anche i due apprezzamenti, dice: uomo buono e più avanti estremista. E alla fine ha il bisogno di parlare e all'interno e all'esterno. E rifiuta queste due definizioni. Dice: buono se intendete dire come quello che ha portato un punto di sintesi all'interno del partito, ma lui ha l'esigenza di dire che non è buono perché all'interno deve rappresentare la forza e i duri, nel partito c'erano i duri, non può il capo dei duri essere uno molto pastoso, molto buono.
e dal messaggio invece all'esterno diverso rifiuta l'immagine dell'estremista, perché all'interno deve dimostrare che è duro e all'esterno deve dimostrare che comunque non è estremista. Ma lui deve farlo bene, perché ma lui recita, bene. Se recita, recita se stesso. Ma non dico lui che recita. No, recita nel senso come si recita, sì, ognuno sì, di noi sì. Recita una parte della vita. Lui recita l'ex ufficiale, lui è un ex ufficiale della guerra d'Africa. Sì, è stato un ex rappresentante di Salò, di quelli che si incontrano a Salso Maggiore, visto che lui era nato lì, e in fondo che dicono sì, si stava meglio quando si stava peggio, no, però ci vorrebbe più ordine, ci vorrebbe meno... Sì, ma no, ma conferma è quello. È credibile lui, è credibile. Ecco, vuol dire anche conferma non solo che è un oratore, che è una persona molto intelligente e molto abile. Vediamo adesso invece un pezzo un po' meno allegro, un po' meno divertente, perché arriviamo al 75. Il 75, gli anni di piombo, gli anni sono già cominciati, con le responsabilità di tanti, e se ne parla, e siamo anche alla vigilia delle elezioni amministrative, quelle che videro il balzo in avanti del Partito Comunista, poi contenuto nel 76. Vediamo. Io sarei, secondo la stampa di Torino e secondo tanti altri giornali, un po' il mandante morale del terrorismo, della violenza, della strategia, della tensione. Non lei personalmente. Il mio partito. Ora, il mio partito da 3 anni a questa parte si chiama Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Cosa vuol dire Destra Nazionale? Vuol dire che il mio partito è stato il solo partito in Italia che abbia preso la iniziativa pubblica ufficiale di una riconciliazione piena fra monarchici e repubblicani, o se si vuole repubblichini. È stato il solo partito che ha preso l'iniziativa di una riconciliazione piena e ufficiale fra ex combattenti del nord ed ex combattenti del sud ed ex partigiani. È stato il solo partito che ha detto agli italiani basta con la guerra civile in atto, con la guerra civile alla quale ci riconduce ogni sera la radio televisione italiana e ogni giorno larga parte della stampa italiana. Il mio partito ha proclamato, come tutti i partiti proclamano, no alla violenza, e si potrebbe anche ritenere questa una affermazione callida, strumentale. Ma guardiamo ai fatti. A chi conviene la strategia della tensione? Forse a noi. Forse abbiamo dietro le spalle delle garanzie internazionali di grosso peso, ci sono degli imperi al nostro fianco. Forse abbiamo la CIA con noi, forse i servizi di informazione hanno lavorato per noi, forse gli alti gradi dell'esercito hanno lavorato per noi, forse coloro che sono finiti in carcere o sotto accusa per complotto contro la sicurezza dello Stato erano iscritti al Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, forse le bombe hanno giovato a noi, non sono forse state sfruttate dagli altri, cinicamente dagli altri, duramente dagli altri? E io penso che la logica debba rispondere, e che la logica debba rispondere soprattutto all'editorialista del Corriere della Sera, il quale afferma ormai è chiaro che esiste un solo estremismo, quello di destra. Ma le città italiane non assistono inerti e impotenti alle sfilate degli extraparlamentari di sinistra che girano armati e sotto scorta spesso di polizia? E non è forse chiaro che c'è un partito, il Partito Comunista, che è nella condizione di paralizzare l'Italia? E non è forse chiaro che gli scioperi di 4 ore, di 8 ore, non dico illegittimi, ma assurdi sul terreno sociale, scioperi non legati ad alcuna rivendicazione precisa ed esatta, tendono a dimostrare che c'è un partito che può paralizzare l'Italia? E non sono forse state chiare a questo riguardo le dichiarazioni del pur prudentissimo onorevole Berlinguer in occasione del recente comitato centrale del suo partito? A chi giova la tensione se non a coloro i quali possono sperare di portare avanti la sovversione in Italia? Si dice, io voglio essere molto sincero perché parlo, ripeto, agli italiani che hanno il diritto di capire, ma c'è violenza anche a destra. Intendiamoci, ci sono dei gruppi extraparlamentari di destra, senza dubbio, o che si definiscono tali. È la guerra delle parole,
Ma non sono forse essi i miei peggiori nemici, anche personali? Non sono forse apparse sui giornali anche recentissime interviste in cui tipi di quel genere esprimevano come primo loro proposito quello di toglier di mezzo Almirante, il morbido Almirante, l'Almirante del doppio petto? E a parte ciò, non è forse vero che il mio partito e io personalmente, all'inizio di questa legislatura, abbiamo presentato una proposta di legge per lo scioglimento di tutte le formazioni extraparlamentari, nessuna esclusa? Non è forse vero che abbiamo presentato, e io sostengo personalmente, una proposta di legge per il ripristino della pena di morte? Non è forse vero che abbiamo presentato, e io sostengo personalmente, una legge che, sull'esempio di quanto è stato fatto in Francia con la legge anti-casseur, colpisca i mandanti, i promotori, gli organizzatori, i finanziatori delle manifestazioni di violenza? Ci si dimentica che vi è un articolo della Costituzione, forse il più importante fra tutti, il quale stabilisce che la Costituzione, secondo certe modalità e con certe garanzie, può e deve essere riveduta. È un sistema che è stato adottato nel quadro di quelle leggi in Francia, che può essere adottato benissimo in Italia. Noi pensiamo che si debba rivedere il sistema costituendo in Italia una repubblica presidenziale. Non è un delitto il dirlo, non è un delitto il dirlo. Pensiamo che una repubblica presidenziale significhi presidente eletto liberamente dal popolo, presidente che nomina un governo possibilmente di tecnici e di competenti, non di incapaci e di faziosi, Parlamento liberamente eletto che controlli il governo e la stessa presidenza della Repubblica, se possibile un Parlamento nel quale entrino i rappresentanti, organicamente i rappresentanti delle categorie del mondo del lavoro, della produzione, della cultura e dell'arte. Mi sembra questa una concezione di libertà, una concezione organica e stabile di libertà, una concezione pluralistica, nella quale tutte le forze politiche, nessuna esclusa, anche quelle di estrema sinistra, possono e debbono trovare posto. Se non si arriva per tempo ad una simile revisione di sistema, è molto difficile, con gli attuali strumenti a disposizione della classe dirigente politica italiana, che ci si possa salvare. Comunque penso che ci si possa salvare se le discriminazioni cadono e se in Italia viene garantita davvero la libertà a tutti coloro che vogliono muoversi nell'ambito della pochi libertà. Secondi per una domanda proprio secca e una risposta secca. Il suo giornale, onorevole Almirante, il Secolo d'Italia, sì, unico tra i quotidiani italiani. La domanda, scusa, del Leone. Il 28 salta gli altri cose. Hanno parlato un quarto d'ora. E vabbè, ma almeno, adesso non c'è più tempo, vabbè, però, d'accordo, purtroppo. Gli devo dare delle domande, se no non so che cosa c'è. Certo. Unico tra i giornali italiani, martedì 28 avanzava addirittura l'ipotesi che Mario Tuti fosse uno di sinistra. Il suo giornale ce l'ho qui, se vuoi lo faccio. Puntualmente, nello stesso giorno, il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Calamari, affermava testualmente che questi avvenimenti, e si riferiva chiaramente a tutti, sono opera di un gruppo eversivo, nero, neofascista. Non c'è dubbio, diceva Calamari. Il giorno dopo, sul suo giornale, queste dichiarazioni, anche riportava le dichiarazioni di Calamari, però questa frase non c'era. Onorevole Almirante, ha ragione il Secolo d'Italia o Calamari? Guardi, il Secolo d'Italia in materia lo possono pochi controllare secondi. Tutti. Si è portato il più obiettivamente possibile, perché ha riportato largamente, non mi sembra. Ha portato largamente dichiarazioni di tutte le parti politiche. Né io né lei siamo in grado in questo momento di sapere se il Tuti fosse davvero di destra, legato a un gruppo terroristico, perché Almirante, lo dice perché, il Presidente, scusi, della Repubblica, ma lo dice le indagini, Calamari. Perché le indagini sono in corso, perché le indagini sono in corso. Io le dico soltanto questo, che ho fatto una dichiarazione ufficiale subito dopo l'attentato, quando non potevo sapere se fosse di destra o di sinistra, e sapevo solo quello che diceva la televisione, cioè che era certamente di destra, e ho chiesto il ripristino della pena di morte per delitti efferati di questo genere. Va bene, se per caso egli è ritenuto di destra, o è di destra, o appartiene a gruppi terroristici di destra, la mia condanna è duplice nei suoi confronti. Penso che si debba, nel quadro delle indagini, chiedersi come mai un terrorista di destra era stato assunto con regolare concorso da un comune comunista come quello di Empoli, come mai il sindaco di Empoli ne parla come di un apolitico, come mai aveva in casa un arsenale e la questura lo sapeva, perché i giornali hanno pubblicato anche questo, e cioè che tutte quelle armi o quasi erano state denunziate, come mai non vi è stata vigilanza o sorveglianza, come mai non lo si trova.
Tutto questo mi induce a dire che era di sinistra? Nemmeno per sogno. Mi induce a dire andiamoci piano nel quadro dell'indagine, ferma restando la mia condanna ufficiale nei confronti dell'assassino e di qualunque altro terrorista, soprattutto se ritenuto di destra, soprattutto se appartenente a organizzazioni che possano essere considerate anche vagamente o genericamente di destra, perché glielo ho detto e glielo ripeto da galantuomo, non da uomo politico e basta o da giornalista e basta, sono i miei peggiori nemici. Sono coloro che consentono, non a lei per carità, ma alla non a lei, glielo dico con riguardo, ma alla speculazione comunista montante contro di noi, alla stampa di ultrasinistra soprattutto, di condurre una campagna di linciaggio morale e però, politico e anche personale. Le bombe scoppiano in mano ai fascisti. No, le bombe di Brescia non sappiamo in mano a chi siano scoppiate, perché il signor ministro Tajani ha fatto la roba lavare. Mloy Murelio li ho mandati in galera io e la questura li aveva lasciati liberi. Erano fuori dal mio partito e sono stato io a denunziare. Onorevole ammirante, lei ha avuto modo di completare solo di il suo pensiero. Che il signor ministro Taviani ha fatto lavare la piazza di Brescia perché scomparissero i reperti e ho denunziato questo, Onorevole, mi consenta di dire che per l'Italicus sono in galera. Perché è scaduto il tempo. Lei ha già concluso. Che sono in galera per fortuna, coloro che ci hanno lanciato si fanno. Coloro che ci hanno lanciato si fatti accuse. L'incontro stampa termina qui ed è stato animato, vivace, come io avevo previsto del resto. Ringrazio i nostri ospiti e coloro che ci hanno ascoltato e informo che giovedì 6 febbraio ci sarà un altro incontro stampa nel quadro di Tribuna Politica con il Partito Socialista. Buonasera. Qui il discorso diventa più serio, diventa tragico, perché si parla di bombe, si parla di strategia della tensione. Fino a che punto era sincero Almirante nello scagliarsi, per esempio, dire su questo fatto di tutti? Ma intanto non proprio sull'assieme, fino a che punto era... Ma intanto devo dire che dobbiamo fare un riconoscimento. Io non me le ricordavo queste tribune politiche di quegli anni e avevo un ricordo che oggi smentisco, insomma, ecco, non condivido più. Non erano paludate. E c'era anche da parte dei giornalisti c'era un... Erano educate, ma molto combattive. Quindi è molto... sono simpatiche queste. E l'almirante di quest'ultima tribuna politica è chiaramente un almirante in difesa. Erano cresciuti come voti? Erano cresciuti nelle elezioni precedenti del 72, perché avevano fatto questa operazione. Era nata la destra nazionale, ricordiamo. Si erano uniti con i monarchici, era nata la destra nazionale. Sì. E in qualche modo si erano anche avvantaggiati del fatto che c'era una crisi del centrosinistra, una crisi della Democrazia Cristiana, una difficoltà già abbastanza evidente della Democrazia Cristiana nel 72. C'era un'attenuazione anche del cosiddetto pericolo comunista, perché sul piano internazionale erano già successi i fatti di Praga, e c'erano stati gli eventi cileni, i tre articoli di Berlinguer, insomma c'era un'attenuazione della tensione, della contrapposizione del paese, e quindi non c'è dubbio che loro hanno avuto la possibilità. Hanno avuto paura dell'avvicinamento tra la DC, del lentissimo avvicinamento tra la DC e il PC. Nel 72 ancora non si intravedeva. Siamo già nel 75. Nel 75. Ma è evidente che proprio perché c'erano stati questi fatti clamorosi, questi attentati, questi episodi terroristici, Piazza della Loggia, non c'è dubbio che Almirante sente che quel consenso del 72 sarebbe stato difficile, sarebbe stato difficile conservarlo. Quindi io vedo che è in difesa, è anche un po' nervoso lì sul finire. È anche un po' nervoso, proprio perché capisse che insomma viene incalzato moltissimo su questa vicenda. Non ha tutti i torti su certe cose. Quando dice male di Taviani, lui ce l'aveva molto col ministro Taviani, democrista che era stato ministro degli interni, Taviani a quell'epoca diceva l'unico estremismo è quello di destra. Sì. Adesso questo è innegabile, che ci fosse anche quello di sinistra di estremismo. Non c'è dubbio. Quindi, anzi, ma nel 75 già si cominciava a vedere anche quello del Brigate Rosse. Sì.
Ma la cosa interessante è che utilizza come argomento a difesa l'argomento che venne poi utilizzato, tale quale anche dal Partito Comunista, con qualche ragione in più nei confronti delle BR. A chi giova? Questo è misterioso. A chi giova? A chi giova? Lui qua è semplificatorio nel dire giova alle sinistre. Giova ai miei avversari, nel senso che trasmettono ma non di solo me. Alle sinistre, sì. Ecco, trasmettono sì, di sì. Me e della mia forza politica sicuramente un'immagine non rassicurante, quindi non possiamo avere dei collegamenti. Però si capisce che c'è un tentativo di difendersi anche rispetto a questi movimenti che nascono all'interno della destra, neofascista. Sì, sì, neofascista. Ma lui poi non parla solo come nemici, in questo senso, a chi giova dei comunisti. Dice c'è una strategia, c'è un disegno del potere, gli stranieri, insomma. Ma riguardo a questo, lui aveva un secondo argomento, mi permetta se le rubo la parola. Il secondo argomento forte suo era la pena di morte. Cioè diceva tutti un criminale, fucilatelo. Non è che lui avesse proposto la pena di morte per tutti. Questo. No, perché aveva proposto la reintroduzione della pena di morte. La pena di morte è stato... È stato un argomento elettorale molto forte. È stata la raccolta forte. Di firme che veramente ne raccolte tante. Ecco. Ma non c'è dubbio che questo era un argomento emotivo, che la destra, emotivo, che la destra ogni tanto utilizzava insomma, in tutto quel periodo. Quindi la pena di morte è un argomento della destra che in un qualche modo evoca anche qua un passato. C'è una contraddizione insomma, ecco, tra il suo tentativo di legittimarsi come forza democratica moderna e il riemergere anche la Malfa poi l'ha proposta all'epoca delle Brigate Rosse, quindi dopo. Al tempo delle Brigate Rosse, per Moro, eccetera. Insomma. Questo insomma, ha rivelato appunto che il movimento sociale faceva fatica a liberarsi del suo passato. Insomma, ecco, quindi c'è stata una perdita di credibilità e quindi anche di appeal elettorale che si è visto sino poi agli anni 90, quando invece c'è stata l'esplosione, dopo l'evoluzione di Fiuggi e l'esplosione del consenso. L'evoluzione di Fiuggi l'ha preparata Lucio, il suo colpo di genio, posso dire, è stato quello di non designare come successore Rauti, ma di designare i Fini, di saltare una generazione. E di non designare neanche Tarchi, che era l'intellettuale di Rauti, ed era un astro nascente, e di disegnare invece Gianfranco Fini, che era il quinto comunque degli eletti dopo nel la congresso guerra, insomma, dell'87, non c'è dubbio. E in una delle ultime tribune politiche addirittura l'Almirante non compare neppure. Nelle ultime tribune elettorali mi ricordo che c'erano solo i giovani che facevano vedere una fotografia di Almirante e c'era un sottopancia, questo dottor Fini, uno di questi giovani, era aveva, il futuro. Aveva già cominciato a padroneggiare le tecniche della comunicazione e sapeva che avrebbe dovuto in un qualche modo pilotare questo passaggio un po' come hanno fatto i post-franchisti in Spagna, perché i post-franchisti in Spagna l'hanno fatto in maniera ancora più eclatante. Tutta la vecchia generazione che era coinvolta con l'esperienza del franchismo a un certo momento si è ritirata e ha affidato la gestione del partito e anche l'autonomia di decidere una trasformazione radicale, molto più radicale di quella che non abbia fatto Fini in Italia, a una nuova generazione. Questo lo avevo intuito quando ha scelto Fini, anche se scegliendo Fini e non Tarchi ha scelto un successore che gli fosse fedele e difatti Fini per lungo tempo ha faticato a liberarsi di questo dosaggio di aperture e chiusure. Poi è stata l'esperienza di governo che in un qualche modo ha reso credibile l'operazione di Fini. Ma prima dell'esperienza di governo, insomma, ci sono state molte contraddizioni. Poteva fare ancora qualcosa di più Almirante per rendersi ancora più credibile negli anni 60, 70? Ma è difficile perché quel milione di reduci che non si arrendevano all'idea del fallimento del fascismo c'era in Italia, erano cittadini italiani, tant'è che in una di queste tribune politiche dirà io ho l'esigenza di tenere i miei, e a un certo momento in un congresso, uno degli ultimi congressi, credo il penultimo, dirà noi siamo i fascisti della Repubblica Sociale, perché ha bisogno di tenere vivo la identità. E ancora nel congresso dell'87, siamo nell'87, solo 15 anni fa, lui dirà
noi stiamo scrivendo il programma del fascismo degli anni 2000. Del 2000, sì. E quindi alternava, come dicevo prima, aperture a chiusure, a richiami della memoria, a richiami dello spirito di appartenenza e soprattutto, insomma, ecco, questa nostalgia diventava nei momenti di maggiore difficoltà elettorale per il movimento sociale un richiamo necessario. Un richiamo necessario per tenere unito. Poi hanno trovato quella bellissima forma, nostalgia dell'avvenire. Sì, vabbè. Che quindi sono risolveva il dizionario italiano consente tante acrobazie. La verità è che quell'immagine, a me ha fatto impressione che ancora nell'87 dicesse stiamo fascismo del 2000, descrivendo sì. Il fascismo del 2000. Non mi resta che ringraziarla. Anzi. Della sua lucidità e della sua grazie ricchezza dei contenuti. Grazie.